Signori, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto, battuto il veterano, uno Yakut Ku piuttosto arrogante, che una volta sconfitto si è ritirato nella sua tana. L'abbiamo sconfitto con il nostro Aptonot perché volevo vedere qual è il suo attacco finale visto che non l'avevo ancora visto. E adesso vedo un attimo di curarci perché vedo che non abbiamo molta vita. E finalmente possiamo entrare nella tana di Yakut Ku. Perché quando tu sconfiggi un mostro c'è la possibilità che questo si ritiri. E alcuni richiedono delle cose, delle mosse specifiche per far sì che questi ritorni alla loro tana una volta sconfitti. Il fatto di farli ritirare alla loro tana rende molto più facile trovare delle uova del suddetto mostro. Ora, qui ci sono dei Aptonot che non ho voglia di affrontare, anche perché scappano via e basta. Io ho intenzione di raggiungere la tana del bestione che ha rubato una ruota della gattovana di un miautista, che vi dico già, ci permetterà poi di fare i viaggi rapidi durante le nostre avventure, le nostre scorribande in giro per le colline e poi in giro per tutti gli altri biomi che... Al momento sono due. Eccolo lì, di nuovo lo Yakut Ku maledetto. Quasi quasi, ragazzi, facciamo un secondo scontro. Eccolo, Yakut Ku che cercavamo. Stai attenti, i mostri feriti non hanno nulla da perdere. Possono essere feroci. E non me ne frega niente. Io l'ho battuto prima e non me ne frega anche adesso. Dai, il suo schema più o meno l'ho capito prima. Guardalo lì, è già incazzato, infatti. E attenzione, sta per fare... è incazzato infatti come vedete dal simbolino. E allora, quando è incazzato un mostro solitamente diventa più veloce e i suoi attacchi fanno male. Salute recuperato con foraggio, attenzione. Quindi Aptonot recupera vita pochina mangiando dell'erba. Vai, attacco tecnica. Ok, devo ricordarmi che questo veterano alterna le tipologie di attacchi. Quando sono in sella al bar all'Aptonot però. Perché dovete capire che. Dovete sapere che la. C'è la. Vabbè, qui adesso. Facciamo che. Dovete sapere che tipo. Ecco. No, però. Niente, stavolta mi batte lui. Porca puttana. Aia. Devo capire sei. Ok, adesso fanno. Ok, come ho detto, fa attacchi velocità anche. Ok, no, niente. Il suo schema è sempre uguale. Anche se non sono in coppa al mostro. Vai. Recuperiamo vita. Palla di fuoco, attenzione. Allora, se prima ho usato l'attacco velocità, adesso fa attacco potenza. Prima ha fatto tecnica, poi velocità, adesso fa potenza. Quindi, no, attacco tecnica. Porca puttana, mica raga, non ho capito un cazzo di questo Yakut Ku, veramente. Allora, prima ha fatto attacco di tecnica, poi attacco velocità. Porca vacca, oh, solo attacchi di tecnica e velocità fa. Aia, sono... Ah, mi ha stordito! Diavolo, mi ha stordito, non posso più... Vai Aptonot, pensaci tu. Io non posso fare niente finché sono stordita. Oh, non ti fermare, vai, sì. Vai, saltiamo in sella qui. Ma porca troia. Niente, oh, raga. Cioè, io prima faccio... Cioè, prima faccio danni... Ok. Sì, adesso va. Adesso va, adesso va. E vai! Adesso ha cambiato il suo schema di gioco. Fa due attacchi tecnica di potenza... di fila. Vai. Facciamo la scivolata fortunata. Lo scivolone fortunato. Vai, vai di scivolone fortunato. Penso che lo stenda. Fate un po' ridere.
No, non l'ha ancora steso, porca vacca. Però cavolacci, si è steso lui. Ed è caduto anche lui. Vai, vai, gli attacchi potenti, attacchi potenti. Vai, 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 vai. Sì! L'abbiamo sconfitto di nuovo. E vai, siamo i migliori. Ma che sei i migliori? Siamo i migliori. Anche perché tu non hai fatto niente. E vai, 100 punti esperienza per noi. Livello 8 per me. E nessun altro salito di livello, ok. Comincio a trovare già difficoltà, ragazzi, con gli schema di gioco, gli schemi di gioco. Magnifico, siamo riusciti a sconfiggere il veterano. È bello se lo guardi a tutti gli effetti, vero? Mi sento magnificamente, magnificamente, sai? Ehi, e questo cos'è? È una guardia della Gattovana. Il conducente della Gattovana sarà raggiante quando gliela riporteremo. Ok, ho ottenuto una ruota. Ok, andiamo alla miniera abbandonata e restituiamo la ruota al suo proprietario. Ma aspetta, sarebbe vero spreco non prendere un uovo mentre siamo qua. E infatti, adesso fate scendo e raccolgo tutto quello che trovo. Cosa abbiamo trovato? Qualcosa di magnifico, spero. Dovete sapere che mentre siete nell'area di un mostro, più accogliete oggetti, più una view continua a parlare. Perché dice, guarda, però stiamo spendendo un po' di tempo qua, no? Vedo che ti piace raccogliere le cose, socia. Facciamo in fretta, però. Quando arriviamo a raccogliere tutto, dice un'ultima frase. Socia, ci aspettano quei mostruosi se restiamo qui ancora a lungo. Vabbè, dai, diciamo che ho raccolto tutto. Vediamo cosa trovo. Dammelo, questo uovo non ha cuodo, è anche leggero. Mia! Scateniamo via di qui. No, io voglio trovare un altro. Troviamo un altro. È anche leggero. Uguale. Di nuovo. Mia, le uova sono sparite tutte. Ok, abbiamo capito che solamente queste uova ci sono qua in questa zona. Probabilmente sono tutte di Yankut Q. Comunque, dubito che torni di nuovo il veterano. Quindi, olè, sapete partire? Partiamo. Oh, è il momento di tornare dal mio autista e di restituire la ruota. Ho tutto un uovo di Wyvern. La faccio. Quindi deduco proprio che sia, sì, deduco proprio che ci troveremo uno Yankut Q quando torneremo indietro. Mi sa proprio che devo fare il giro largo. Sì, devo proprio fare il giro largo. Va bene, dai, sentite, andiamo un po' più veloci. Le! Ah, adesso sì che andiamo abbastanza veloci con velocidrome. Vai, 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 vai. Dobbiamo fare il giro del lago, raga, pensate perché. Su, 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 su. Sentite che bel silenzio. Tanto vedo, tanto vedo sulla mappa che è apparsa un'altra freccia blu. Probabilmente sarà quella che di un'altra missione secondaria. Non comunque. Allora, di qua stava. Ora! Volevo fare la figa e saltare la montagna, no niente. Passa di qua, passa di qua. Oh, eccoci qui. Signor mio autista. Eccoci qua. Non l'ho investito stavolta. La scorsa volta mi sono passata sopra. Stavolta mi sono fermata. Giusto prima di vestirlo. Miau! Grazie, miauille! Ora posso riparare la mia gattovana. Grazie per l'aiuto. Se ti serve la gattovana non hai che da chiedere. Salta su e ti porto dove vuoi. Mia! Fa proprio la fusa ora che gli abbiamo riparato la cattovana, socia. Già, vi riporto al villaggio, forza, saltate su. Pronti per la partenza! Vai. Usa poi un inchiostro della cattovana, indicato da un mio ombrello arancione. Questo è il mio aumento perfetto per provare. Ok, vediamo subito allora di parlare con il mio autista. Salta su e ti ci porterò prima che tu possa dire miau. Ti porterò al chiosco della cattovana del villaggio di Akum. Reggiti forte.
Riconosci i chioschi della Gattovada? Ma che sono bella canzone. Sì. Ah, devo interagire con il segnale, giusto. I freni al chiosco della Gattovada trasporteranno ad altri chioschi che hai già scoperto. Un ottimo modo per coprire grandi distanze in poco tempo. Ok, prima però dobbiamo scoprire i chioschi. Puoi viaggiare tra i chioschi della Gattovana già attivati. Cercate i chioschi per gradire ogni spostamento una passeggiata. Usa un buono pass zampa per chiamare la Gattovana ovunque ti trovi. Buoni pass zampa possono essere acquistati al mercato. Capito? Quindi prendiamo la Gattovana. Ah, posso anche salvare qui, raga. C'è l'opzione salva. Quindi alle Gattovane possiamo anche salvare. Ok, quindi non è che non possiamo salvare qua anche oltre al villaggio. Allora, vedo che ci sono tipo altre Gattovane, altre quattro Gattovane da scoprire nelle colline e pondri, ma per il momento direi che possiamo andare al villaggio di Akum. Ci sono altri quattro simboli. Penso che uno sia davanti alle cascate, vado intuito. Una di quelle miniere, uno sarà vicino alla foresta, che ne so. Olè! E beh, sì, è vero, i gatti di Felen quando ti riportano dentro un accampamento c'era sempre l'animazione del puah, buttarti a terra. E funziona così anche la carovana. La gattovana, scusatemi. Grazie per aver usufruito del servizio. Siamo fieri della nostra abilità. Mi accollerò con gli altri miei autisti, così sarai libero di usare tutti i chioschi. Puoi utilizzare qualunque chiosco della gattovana visitato in precedenza. Ce n'è persino uno qui nel villaggio. Spero di vederti presto. Ok. Ora, prima di parlare con Dan, vediamo se effettivamente nel mercato vedo il buono pass zampa. Usi il binocolo per vedere forse si sì. Non esistono buoni pass zampa qua al mercato. Però prendo altri binocoli così nel dubbio. Prendo tanti binocoli perché la prossima volta al prossimo boss, ragazzi, forse uso il binocolo, forse. Ehi, sei tornata! Com'è andata, ragazza? Capito, sembra che il conducente della Gattovana non se la sia passata bene. Beh, mi pare di capire che hai fatto un ottimo lavoro. In più hai conosciuto il mio autista, grandioso! Adesso va a fare un resoconto a capovillaggio, vai, ciao! Ciao, ciao, che cacchio sono? Una mosca? Vabbè. Parliamo con Omna qui, signor capovillaggio. Il poeta, no, lui? Oh, quanto tempo è passato e da molte cose hai imparato. Il tempo in fretta è volato su questo mondo terreno e tu sei diventato un grande in un battibaleno. Ora, giovane, prestami orecchio. La foschia è vicina e io temo parecchio. E dunque, ora vorremmo sapere, è il flagello nero che dobbiamo temere? Fai qui di attenzione là fuori, che certo non vi è penuria ad orrori. Di cose di natura ne sono cambiate tante dai tempi in cui eri una felice lattante. Non sottovalutare nessun particolare, ovunque il nero flagello si può celare. Ok. Ora torniamo qui a parlare con Dan e vediamo cosa dice. Sì, dobbiamo tornare a parlare con Dan. Andiamo a parlare con Dan. Faccio avanti e indietro, su giù per il villaggio, meno male che. No, devo andare. Ah! Devo parlare con questo giovane spensierato. Vagavo per le colline di Pondi e ho visto nuvole nere sopra la foresta dei sospiri. Sembrava proprio la stessa roba di prima. Spero di sbagliarmi. Sono tornato qui di corsa. Ho persino lasciato i funghi che avevo colto. Spero non significhi che sta per accadere qualcosa di brutto. Sembrano tutti preoccupati. Non dovremmo dare una mano? Che cosa avete in mente di fare voi due? E immaginavo che fosse lui. Potete entrare nella foresta, ma non dovete entrare nella landa sacra. Se questa foschia ne è davvero il flagello nero, allora è probabile che ci sia un mostro infetto qui vicino. Se non riusciamo a cacciarla, la disgrazia si abbatterà di nuovo sul nostro villaggio. Sarò io a indagare. Tu hai parla di pelo, aspettate qui, chiaro? Chiaro. Palla di pelo? Che dobbiamo fare, socia? Dovremmo solo restare ad aspettare Dan? Nel frattempo potrebbe arrivare un altro mio ostro a rizzapellicce. A giudicare la risposta del mio compagno, del mio personaggio. Mia, ora sì che ti riconosco, sapevo che saresti venuta. Se daremo prova di essere dei Raiden, forse potrò vedere mia ondola fuori. È la nostra occasione. Va bene, anche io volevo andarmene per la mia prossima avventura. Mia!
Magnifico, zampe in spalla. Arriviamo prima di danni e agiamo da Veil Rider. Bene, prepariamoci. Tu prendi l'equipaggiamento, io le ciambelle. Magnifico, ho le ciambelle in marcia. Perfetto, già preso 3 secondi. Una vignetta, il tempo di un'altra vignetta. Il flagello nero, comunque non parlare troppo di ciambelle perché devo mangiare fra poco. Il flagello nero continua ad avanzare senza sosta. È ora di agire. Se sgusci via dal capovillaggio Omne e raggiungi la Landa Sacra prima di Dan, potrai risolvere la questione e diventare grande a tutti gli effetti. Vabbè, la Landa Sacra, ok, andiamo alla Landa Sacra, che non è la Terra Sacra, che è un'altra roba, I Monster Hunter, che ossia la terra madre dell'Alatreo. Va bene, va bene. Qui c'è la Landa Sacra, non la Terra Sacra, quindi. Direi che è tutto pronto, possiamo partire. Prima di andare, andiamo a schiudere l'uovo che abbiamo trovato. Secondo me c'è uno Yakut Q, però va bene. Un uovo, sì. Cartone di uova, schiudiamo l'uovo che è leggero. Secondo me è uno Yakut Q. Cioè, visto che è la tarda, Yakut Q. Ed è ovviamente uno Yakut Q, cosa vi aspettavate? Va che puzzoso qua appena nato. Tutti con le teste giganti, ovviamente. Niente soprannome. E adesso andiamo a sistemare. No! Porca vacca, abbiamo troppe volte B. E adesso andiamo a gestire i monsti. Modifichiamo la squadra. Leviamo questo Yakut Q di livello 1. E liberiamolo. Perché è un doppione. Come li chiamavo? Non mi ricordo più. Beh, ho liberato Yakut Q. Dai, dirigiamo su. Prendiamo il mio. Parliamo con il mio autista. Dai, prendiamo la cattovana così andiamo diretti. Andiamo alla mia abbandonata così almeno saltiamo un po' di strada. Eccoci qua, siamo già un po' più vicini. Tanto vediamo se lungo la strada incontriamo dei. Qua vedo che c'è ancora il velocidrome della missione secondaria. Oh, vabbè. L'abbiamo già affrontato una volta. Vediamo a proposito quante volte va battuto quel mostro lì. Ah, devo batterlo di nuovo? Vabbè, ormai. L'ho già battuto prima, vabbè. Forse stava tornando alla sua terra e non me ne ero accorta, però ok. Dai, su, non laggare, gioco. Non laggare. Dobbiamo andare alla foresta. E poi la Landa Sacra, oltre alla foresta. Penso. Vai, velocidrome, corri, corri. Se ci ho chiesto il ragazzo va. Vabbè. O è a passo effettivamente. No, ho chiesto il ragazzo va, era disponibile. Basta che mi avvicini quindi. Ok, quindi abbiamo sbloccato accesso alla foresta dei sospiri. Poi ce ne rimangono altre 3 da vedere. Ok, già che ci siamo, salviamo. Posto. Ora possiamo teletrasportarci direttamente alla foresta di Sospiga, sarà Gattovano. Caricamento, che bello il caricamento. Foresta di Sospiga, eccoci qua. Aiuto! Un velocipremio vuole attaccare. Dai, accontentiamolo. Vai, combattiamo. Occasione per ottenere i premi, attenzione. Vai, attacco tecnica. Questi due fanno testa a testa. Che fortunatamente io non mi faccio niente. In pratica lui non si fa niente. Però il velocipede viene perché fa un male bestia. Olè. Solo altri punti di esperienza. E infatti avevo detto che era
Comunque, deduco che dovremmo andare oltre quel luogo in cui abbiamo visto, in cui abbiamo affrontato l'Azuros, in cui abbiamo affrontato, ah sì, no, il ghiottone, e in cui abbiamo affrontato anche lo iodrome che aveva avvelenato Lilia. Penso che oltre quel luogo ci sia la foresta sacra, la landa sacra, sì. Allora, vediamo un po', attacchiamo questo Emitao prima che... Vai, grandissimo, grandissimo, velocidore, bravo, è così che si fa. Aia. Questo fa un testa a testa con me, eh. Vai, attacco, attacca, vai, bravissimo. Perfetto. Ho 20 tempo di spezza. Vai, livello 10 per velocidrome. Andiamo. No, sto tornando indietro. Andiamo di qua. Entriamo nell'area che già conosciamo. Questo qui è un albero che sta fiorendo, giusto? Questo qui nella schermata di caricamento. Oh, vabbè. Ma ecco un balfango per la missione secondaria. Vai, ora di combattere. Questo qui lo fa un testa a testa e io... Dai, facciamo fuori subito, dai, così. Le! Ah! Ma no, 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 ho già fatto velocipre, ma velocidrome, madonna, è quanto potente! A livello 10. Attacco tecnica. Ok, adesso è il momento di... Oh, attacco velocità. Dai, doppio, attacco doppio. Sì! A posto. Terza area, attenzione, area nuova, incredibile. Finalmente andiamo oltre. Non so che nella foresta dei sospiri. Aia, madonna. Penso che dopo quest'area ci sia la terra, la landa sacra. Non mi è sembrato molto grande fin dall'inizio questa foresta, quindi... Vai. Vai, colpo rapido, stendilo, stendilo. Perfetto. Bravo, bravo, bravo. Ok. Ok, concludiamo con questo episodio anche perché sono stremata. Comunque, ognuno dei mostri, ragazzi, non so se avete notato, c'ha i propri punti di esperienza da guadagnare. Cioè, tipo, se sono tre mostri a livello 10, hanno diversi, poi per raggiungere il livello 11 devo guadagnare diverse quantità di punti esperienza, perché ognuno magari può avere la crescita. Madonna, sti balfango che mi caricano come se non ci fosse domani. C'hanno il livello di crescita o veloce o lento, e insomma, l'avevamo visto già una volta. Va, attacco doppio. Che non ci ferma nessuno. Madonna, gli attacchi doppi sono micidiali, gli attacchi doppi. C'è un conscio che non tocco. Di avanti ancora, no, attenzione, c'è ancora un'area qui avanti. C'è una quarta area. Oh, no, siamo usciti dalla zona stretta della foresta dei sospiri. E qui c'è un qualcosa. Qui c'è un posto segreto.
Se questi scendi in apertura, scendi. Ah, devo scendere, ok. Devo scendere. Non devo saltare. Devo scendere. Vediamo un po'. Qui c'è un posto segreto. Che si presuppone probabilmente essere tipo una tana di qualche feline. Madonna, un concio stava per investirmi. Perché qua c'è tipo quella pietra con la forma di gatto. Ecco, è una colonia di feline. Vediamo un po'. Qui penso che in luoghi come questi possiamo salvare anche qua. Ho trovato 5 binocoli. Però vedo che non c'è nessuno. No. Feline solidale, attenzione. Salve. Una cliente! Chi sono io? Sono un guaritore segreto. Non posso miagolarti i dettagli, quelli sono solo per pochi. Makuo, code stirate, zampe rotte, eccetera. Ah, posso rivedere, recupero. Adesso chiudi gli occhi e fai un bel pisolino. Mia! Ah, recupero vita così, grazie mille. Ti senti meglio? Torna a trovarmi se hai altri problemi. Oh, grazie mille. Vediamo che cosa c'è. Ah, ecco una carovana. Abbiamo trovato un'altra carovana, ragazzi. Vediamo un po'. Quindi Gattovana, vediamo. Che è sempre qui nella foresta dei sospiri. Ah, quindi la foresta dei sospiri è un dungeon delle colline di Pondri. Ok, un'altra carovana l'abbiamo trovata. Gattovana, scusate, sbaglio sempre. Ok, intanto abbiamo salvato. Usciamo, rimontiamo in sella e dai che oggi concludiamo con uno scontro boss, perché concludiamo comunque, perché senz'altro adesso ci troviamo davanti a un boss, quindi no, ho visto un Nerbita, mi è sbucato a fianco, che cazzo. Hai due erbe, non è che non c'ho voglia di far fuori i nemici che mi danno un punto esperienza. Ma dai, malfango sì, dai. Malfango sì, perché gli dà abbastanza punti. Oh, occasione per prendere premi. Questo qui vuole fare un testa a testa con me. E io lo accontento. No, non lo accontento perché il mio velocito me lo fa fuori prima. Bravo. Questo fa carica impetuosa. Attenzione, attenzione. Ma attacco doppio. No, facciamo attacchi doppi. Però abbiamo già finito. Madonna, ragazzi, si sono diventati potenti. Non devo dirlo perché adesso mi faranno fuori senz'altro. No, miele, miele, oh. Prendi il miele qua. Che il miele serve per fare mega pozioni senz'altro. Però finché non ho la ricetta non posso fare niente. Raga, forse siamo quasi. Siamo alla fine, forse. Forse siamo alla landa sacra. No, siamo ancora nella foresta. Dio. Ok, come ho detto, la foresta è grossa. No, ok, un altro malfago non lo faccio fuori. Questo sì, però. Ecco. Vai, 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 che lo finiamo. E non se ne accorge neanche. Niente, invece niente. Wally! A posto. Oh, per sfidare la tua, obiettivo raggiunto. Hai ottenuto un nuovo titolo nella carta Rider, ok. Secondo me dopo questo segmento della foresta ci sta la landa sacra. C'è un Hermitown. E anche oltre a questo Hermitown. E anche oltre a questo Malfango. E madonna ragazzi, quanta gente che sto. No, questo è un Kirby, pensavo che fosse un oggetto. Dai, tesoro. Un buono pass zampa. Oddio mio. Qualcosa mi dice che siamo arrivati. Landa sacra, piena così di. Ok,
di flagello nero. Non è bella, ragazzi, questa nebbia viola perché è il flagello nero. Questo è il posto che avevo visto in un filmato. Questa è la terra impregna di flagello nero, quindi. Non è tanto bella questa cosa che abbia colpito proprio la landa sacra. Come dire, è come colpire il cuore di un bioma. Questo l'ho già visto! È un minerale del legame! Ah, quindi questo. Mi stavo domandando, ma dove l'ho già visto? Perché con le ciambelle? Ah, quindi le pietre del legame sono fatte con questi minerali qui. E non è bello se è andato a quel paese col flagello neo. Però questo ruggito lo riconosco. Amicia! Sì! È tempo di brillare! Più luminosi dell'esca di un Govul! Sì, vai, momento dello scontro definitivo contro questo bestione corrotto! Non so se sentite come gasa la musica! Dai, momento di combattere! Posso colpirlo anche alla testa! Allora, io penso che il Nagakuga prediliga ancora attacchi di velocità. Infatti sta per fare una roba che si chiama risonanza velocità. Penso che tipo aumenti la sua velocità. Penso, eh. Perdiamo le forze. Oddio mio. Ci assorbe energia da. La barra legame non sale. Sale per via del flagello? Miau, come facciamo adesso? Cerchiamo di attaccare. Devo colpire la testa, devo colpire la testa, devo colpire la testa. Vai, 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 vai. È apparso tipo un punto esclamativo sulla testa. Scontro poderoso, vai, velocidrome. Vai, ce l'abbiamo fatta la prima volta, ce la faremo anche adesso. Sì. Ho un'idea, distruggiamo la testa. L'avevo capito prima, così. L'avevo capito prima io. Così dovremo indebolire il flagello. Vai, 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 attacco tecnica, attacco tecnica, attacco tecnica. E ha vinto ancora. Aia, che male che mi ha fatto per colpo a colpo. Beh, il colpo, l'avversario sarà più debole ora. Ce l'abbiamo fatta, socia. Guarda, il flagello è indebolito. Facciamogli vedere le nostre abilità al legame. Ok, vai, vai, vai. No, attacco potenza, fa merda. Allora, velocità e potenza. Vedete che le mie memorie non mi ingannavano. Vai, diminuisci l'attacco, bravo, bravo, bravo. Allora, diminuisci l'attacco. Io intanto qui uso una pozione per recuperare tutta la vita. Porca troia, recupera vita presto. Tutta la vita. Sì, perfetto. Ok. Allora, il momento, il momento. Rischio, velocità. Ma tutti quanti velocità. Qui non vince nessuno, ecco. Rischio ancora veloce. No, zanne assassine. Madonna che male. Beh, lui si fa sempre sempre più male di me comunque. Quanto scommettiamo che adesso mi fa attacco potenza? No, sempre velocità. Niente, no, la prossima volta rischio e faccio attacco. Madonna che male, ho fatto la compo. Oh, andaga così che si arrabbia. Vai, diminuisci l'attacco, tu bravo. Allora, Nagakuga si è incazzato. Non è bella come cosa. Uso un po' di erba e mi curo io intanto. Comunque, quando si è incazzato vuol dire che più o meno ci stiamo avvicinando alla fine. Madonna, che male, Ag, che mi fa. In sella, presto. Ah, rischio, vai, 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 andata, andata, andata. Allora, uno. Devo fare almeno due, devo vincere almeno due. Ah, pensavo mi fregasse. Oh, vai, sì. È andata, è andata, è andata. Ragazzi, mi faccio male con i colpi a colpi. Vai, vai, pedalo Raptor. Vai, che forse con questo attacco lo buttiamo anche giù.
Ma tocca raffica di colpi! Vai, scudo poderoso! L'ho direttamente buttato fuori dallo schermo. Ok, non l'ho buttato a terra, però. Sì! Vai, 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 vai. Oh, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto Nagakuga! Sì! Cavolacci, poveretto! Dico poveretto perché è colpa del flagello se si è comportato così male. Attenzione, Aptolot ha preso un gito calmante a livello 11, Azuros a livello 9, ha preso qualcosa e Yankutku è a livello 8. Quanto mi dispiace quando devo combattere mostri corroti che attaccano perché impazziti. Ce l'abbiamo fatta, Socia! Mia? Che succede? La tua pietra del legame, guarda! Ah, purifica tutto. Sì, vai. Salterino, ha purificato il flagello nero! La pietra del legame e il flagello può purificare. Giammai lo dovrei scordare. Oh, come brilla! Brilla come noi! Mia! Ci è rimasto male anche il mio personaggio per aver dovuto battere Nagakuga. Dopotutto, non è la colpa di quel mio ostro. Era sotto l'influsso del flagello. Infatti. Mi dispiace a tutti il fatto che abbia dovuto ucciderlo. Ora per aggiungere i mostri di rarità 3. Sì! Finalmente, ragazzi, abbiamo sbloccato i mostri di rarità 3. Ecco, vedi, infatti aveva cambiato colore la pietra. E sono salita di livello 8, neanche me ne ho accorta. Ok, quindi, non è ancora finita. Siamo a 37 minuti, ma vedo che dobbiamo andare avanti per vedere cosa succede. Vediamo, vediamo, vediamo. Forse qui troveremo Dan, probabilmente. Vediamo un po'. Altopiano d'osservazione. Dai, andiamo a vedere questo pezzo. E poi torniamo al villaggio. Salviamo il gioco, usciamo, concludiamo tutto. Vediamo un po'. Ma questo qui è il pezzo che c'era nel filmato di inizio gioco. L'intro. Madò! Vorrei vederlo io un panorama così. Che figata! Ehi, Socia! Perché non viaggiamo per il mia onda assieme? Sì, così si fa. Il mia onda intero ci sta aspettando! E però, ci ho sentito. Ehi, Giadat, bismo perfetto! Sei stata grande! Hai sconfitto il Nagakuga infetto! Wow, gli hai fatto mangiare la polvere! Grandioso! Ora sei un rider con tutti i crismi, socia! Non hai niente da ridire se lasciamo il villaggio, vero? Ehi, rider, non è permesso andare nel mondo esterno. È il codice del Rider. Oh, una volta ho avuto una conversazione molto simile con un vecchio amico. Il mondo esterno appartiene ai cacciatori sin da un tempo antico. Alcuni allevano, altri cacciano. Ognuno fa come vuole e non è detto che si piacciono. Si piacciono, scusate, ma ho aggiunto un che non esiste. Il codice dei Rider non era messo in scena. Ma non sarebbe giusto impedirti di percorrere la tua strada. Vai senza pena! Per giungere alla città dei cacciatori devi passare per le montagne nevose. Il punto in cui mi sono bloccata è la prima volta che ho giocato. Ehi, aspetta un momento!
Quindi possiamo andare? Ma non sarà facile, ragazza. Ci saranno ostacoli a ogni passo. Ora, Giada, se davvero vuoi andare, il mio consiglio devi ascoltare. Ascoltiamo. Un guiverniano sa del rituale sciamanico. Lo trovi in biblioteca. Vai, niente panico. Si dice che il guiverniano che conosce il rituale sciamanico sia giovane e bello. Dall'ultima volta che l'ho visto è passato un po'. Vive all'ombra della montagna, io so. Capito, andiamo a cercarlo. Ora vai, non esitare. Col mio saluto la fortuna ti voglio augurare. Sì, saltiamo in groppa al nostro mostro. Che non si vede perché potrebbe essere chiunque il mostro selezionato in quel momento. Grandioso! Vai forte, ragazza! Ah no, ok, allora si vede che è velocidrome, ok. Sì, in sella, verso nuove avventure, verso terre inesplorate, dai Hades, si intende, verso nuove avventure, verso nuovi, incontreremo un sacco di sfide, ma noi ce la faremo lo stesso perché noi siamo forti, e quindi ragazzi inizia ufficialmente dopo questo filmato la nostra avventura nel mondo di Monster Hunter Stories. Giustamente ci chiede di sapere i progressi, fino ad adesso abbiamo solo scherzato, ma adesso potremo finalmente andarcene dal villaggio, insomma, ed esplorare il mondo esterno, ed è da qui che inizia l'avventura vera del gioco, Distese Innevate di Darkwish. Ma che bella musica. Abbiamo ancora molta strada da fare per l'altro lato delle montagne. Miacciù! Fa proprio freddo. Staccia di guardami a Panama, non ci poteva dare sua parte, forza! E ora di lasciarci alle spalle queste montagne, leviamo le tende. Sulla strada per Gildegaran, che è la città dei cacciatori di cui ci avevamo parlato qualche episodio fa, hai raggiunto le distese innevate di Darge. Il capo villaggio Aome ti ha detto che lì vive un guiverniano che conosce il segreto del rituale sciamanico. Di lui sai solo che si tratta di un giovane avvenente. Dove sarà? Lo dico io, nell'unica capanna in vista. Quindi ragazzi, dopo questo filmato, direi che possiamo salvare qui alla Gattovana e direi di concludere il video piuttosto lunghetto qui. Quindi nel prossimo episodio esploreremo le distese innevate di Dash. Se vi avete visto piaciuti, mi raccomando lasciate mi piace, guardatevi, iscrivetevi, perché io aspettate, vedrò di livellare un pochino off camera questa sera, così salirò un pochino di livello. Intanto vediamo qui la Gattovana. Vedo che sono apparse nuove gattovane da scoprire. Vedo anche nel frattempo magari off camera stasera di scoprire le ultime gattovane delle colline pondi che mi restano da vedere. Ma intanto ragazzi, quindi se vi sono piaciuti mi raccomando lasciate un piace, ricordatevi di iscrivervi, ragazzi, tutti continuare a seguire i video. Io vi salvo perché non si sa mai. E noi ci vediamo alla prossima.